Volevo parlarvi di un'altra cosa. Ecco, qui potete passare, chiedo alla regia di andare subito avanti con il filmato che avevamo preparato, così passa mentre io ne parlo. Allora, Weblin, un'altra applicazione tecnologica particolare sempre del web. Abbiamo portato in Italia una tecnologia un po' particolare che permette di utilizzare un proprio avatar ma senza dover andare su Second Life, cosa che vedremo dopo, ci interessa pure, però portare un avatar sul web normale, cioè puoi portare il tuo web scaricandolo dal sito internet di Lancia Y, puoi portarlo su internet e il tuo avatar interagisce con altri avatar sullo schermo di internet. Quindi se voi andate sul sito internet di Y troverete il collegamento con Weblin, potrete scaricare il vostro avatar che vi permette di andare su tutto il web, cioè su qualunque pagina internet voi andiate, il vostro avatar vi seguirà. Quello che state vedendo adesso è stata una cosa molto particolare, perché è stata la prima volta che abbiamo fatto sul web una conferenza stampa virtuale con i Weblin, con questi avatar. In particolare io ero l'omino, il secondo da destra, e abbiamo convocato una conferenza stampa in maniera abbastanza tradizionale, anche se ovviamente con un'email, quindi con un'email interattiva dei giornalisti sia della carta stampata, sia del web, sia del lifestyle, sia delle automobili. Dopodiché loro si sono presentati, gli abbiamo chiesto di mettersi tutti sulla parte sinistra dello schermo, e sono tutti quei signori che vedete, sia quelli normali, fra virgolette, sia i personaggi strampalati, perché io posso scaricare degli avatar di ogni genere. A un certo punto c'era anche un sub che navigava nell'aria, e io ho tenuto la conferenza stampa portando attraverso le pagine del web e del sito di Y, spiegando. Ogni tanto arrivava anche un cane, arrivavano dei personaggi imprevisti, ma la cosa divertente è stata proprio questa. E devo dire, i commenti su questa conferenza stampa sono stati incredibilmente positivi. Qualcuno su Repubblica ha scritto: finalmente una conferenza stampa veramente facile, interattiva e comoda, perché ognuno poteva starsene a casa propria. Quindi un modo, nello stile di Lancia, ma con un desiderio assoluto e continuativo di cercare delle forme di comunicazione assolutamente diverse. Second Life, tutti ne abbiamo parlato, tutti ne stiamo parlando. Noi partiremo con un'isolona, a dire la verità, a gennaio. Questa isola che voi state vedendo in questo momento in super anteprima è un'isola a forma di Italia, del resto il nostro DNA è assolutamente italiano, quindi ci sembrava carino che in qualche modo si riprendesse un po' il valore della nostra italianità, e su questa Italia abbiamo costruito un mondo virtuale che però è assolutamente parallelo nei valori, nello stile e nel design a quello che è il futuro del nostro brand. Per esempio, quello che stiamo per vedere è il nostro showroom virtuale. Ci sarà la possibilità di vedere le macchine, ma ci sarà la possibilità di andare, per esempio, in quello che state per vedere, che sarà una sorta di stadio o comunque uno spazio dedicato agli spettacoli, alle conferenze, ai concerti. Inaugureremo lo spazio di Second Life con un concerto in anteprima degli U2 su Second Life nella nostra isola, in questo mega spazio dove la gente potrà arrivare, sedersi, vedere il suo bello spettacolo. Potrà poi trasferirsi qua in questa bolla, che è la bolla un po', riprende un po' la bolla del Lingotto di Torino, dove c'è all'interno una discoteca, quindi lì ci saranno altri momenti di aggregazione. Io sono molto d'accordo con il collega che diceva che questo tipo di strumenti non sono convinto che allontanino dal rapporto. Secondo me creano nuove occasioni di contatto con le altre persone.
Poi è ovvio che come tutte le cose, quando poi le cose vengono portate all'eccesso, quindi ci sarà sicuramente delle frange di persone che esagerano con questo tipo di relazioni virtuali, però ok, chiarissimo, il messaggio è chiaro, però ritengo di poter dire che ho quasi finito, vado veloce. Ecco, gli ultimi due esempi, un esempio direi a questo punto, per esempio una community virtuale, una macchina che diventa una community virtuale, la community car, la prima, sempre il desiderio di essere la prima, community car, un'auto che aveva la possibilità di collegare macchina, cellulare col Bluetooth, a una community di tutti quelli che hanno comprato questa vettura, che si potevano mandare messaggi o singolarmente o a tutta la community attraverso dei messaggi vocali che venivano ripresi dalla vettura, amplificati dalla vettura, e la persona poteva tranquillamente rimandare messaggi sempre attraverso la vettura, attraverso il cellulare, a tutti i membri della community. Questo sito è il sito Bicolormi, è un sito pazzesco, ci ha fatto vincere un sacco di premi, ma al di là dei premi ha avuto un numero di accessi imbarazzante. Perché? Perché creava della interazione con l'utente, una grandissima interazione, ma un'interazione che arrivava al punto che a un certo punto il sito, grazie a un'operazione di viral marketing che adesso purtroppo non ho tempo di spiegarvi, ti permetteva addirittura di far arrivare all'utente anche una telefonata in diretta. Quindi tu stavi guardando il tuo bel sito, stavi interagendo con il tuo bel sito, e a un certo punto ti arrivava dal sito, con la persona online dall'altra parte, l'utente lo vedeva, una telefonata sul cellulare. Quindi un'interazione portata all'eccesso. Inutile parlare di tutto, qui andiamo avanti, grazie su tutti i premi vinti, un po' di autocelebrazione, scusate. Per concludere, l'obiettivo nostro è stato quindi di utilizzare i valori di iTech e iTouch per posizionare il brand sempre con coerenza e continuità. L'obiettivo è stato quindi quello di rinnovare un brand che è nato così alcuni anni fa e che con il passare del tempo ha cambiato ogni singolo elemento, ogni singolo prodotto, per prepararlo a questo secondo secolo di vita. Come vedete, un marchio che ha trasformato ogni suo elemento, i prodotti, il marchio, i motor show, gli uffici, i dépliant, la pubblicità, i dealer, e che gli ha dato una immagine e una consistency molto molto forte. Andiamo pure alla fine. Perfetto. Allora, quindi, concludendo, eleganza e temperamento, due valori forti che in qualche modo esprimono un po' gli elementi di iTech, iTouch. L'idea, come dicevo sempre, era affascinare con eleganza, stupire il temperamento, trovare sempre nuovi stimoli, trovare sempre nuovi delta. Cosa vuol dire trovare sempre nuovi delta? Vuol dire trovare sempre attività che diano un significato di miglioramento, di cambiamento, di differenza, di evoluzione positiva. Il nostro delta parte soprattutto dal prossimo anno, e questo delta qua sono i particolari che caratterizzeranno la nuova delta, la delta che nascerà nel 2008, a giugno del 2008, e che come prodotto costituirà il grande rilancio della Lancia. Grazie a tutti.